Era una promessa. Eccoci qua. Allora, dobbiamo fare il pane. Questi sono gli ingredienti. Venite a vedere. Allora, dicevamo il pane nero, qui c'è il lievito, il sale e la manitova. Adesso vediamo in quali quantità. Ecco, io ho un po' di farina nera, 7 cereali, ce n'è ancora un pochino. Adesso aggiungo, arrivo a 300 grammi. Andiamo a 300 grammi. Ecco qua, e 200 di farina manitova. Ecco qua, più o meno 500. Siccome nel pane nero ci sono due bustine di lievito secco attivo, io ne metto una lievito secco attivo e una che compriamo noi qui, Francine, che è molto buona per il pane, quindi una e una. E poi il sale, un bel cucchiaino. Ecco, allora, qua c'è tutto il preparato, mettiamo dentro, ecco finito, siamo agli ultimi, l'ultimo pochino di farina, e visto che non ho messo lo zucchero, attacchiamo ora la macchina, eccola qua, allora la macchina, pulitina, si è sporcata dalla farina, numero 8, impasto pasta, ok? Numero 8, 23 minuti, facciamo partire e voi direte l'acqua e l'acqua adesso arriva. Allora l'acqua, un po' alla volta, piano piano, per non farla ammucchiare. Questi sono i primi 150, ecco gli altri 140. Sentito il rumore? È alternato. Ecco, ora comincia. A questo punto metto l'olio. Un occhio come è diventato dentro. Si è già quasi impastato abbastanza. C'è un po' di farina intorno. Metto un po' d'olio. Sarà più o meno un cucchiaio, se non un po' di più. Ok, adesso lo lasciamo andare. Allora, mentre la macchina impasta, noi prepariamo la base con la carta da forno. Voilà. Ecco, non metto farina, non metto niente, intanto non ci dovrebbe essere nessun problema. Allora, la macchina gira ancora 10 minuti e io ho messo 3 minuti meno, perché a 3 minuti prima che finisca la macchina, l'impasto, io metterò in questa posizione il forno in modo da farlo scaldare e da mettere poi dopo 3 minuti spegnendo la palla a lievitare per circa 29-30 minuti. Controlliamo la consistenza. Sì, mi pare che vada bene. Sì, ci siamo, ok, andiamo a metterlo sulla teglia. Cerchiamo di farlo mantenere a palla. Il forno è arrivato a temperatura, ma bassa, saranno, non so, forse 28 gradi, visto come diventerà una focaccia, perché vedo già che scende, quindi sarà una focaccia un pochino bassa, ma vedremo, ok? Ok, questo è il forno. Il forno è tiepido. Vediamo, mettiamo. Ah, 30-31, 30 minuti, lo lasciamo lievitare. Ecco, suona. Sta suonando, sono passati 30 minuti, mi pare cresciuto. Adesso facciamo partire il forno. Ok, mettiamo. Ecco qua. Fornetto. Tempo, timing. Vediamo, abbiamo detto 26, 27, 28, 29, ok? Partiamo.
Ok, ci siamo, finito. Stacchiamo tutto. Abbiamo controllato, era già bello scuro. Guantina veloce. Eccolo qua. Questa è la bella pagnotta. Allora, adesso la trasformiamo in lucida. Ok, la carta non brucia, si può toccare, molto facile. Attenzione qui. Lasciamo il forno leggermente aperto. Ecco qua. E andiamo a spennellare. Subito che è bello caldo, così assorbe l'olio e la crosta diventa morbida. Ecco. Il fondello. Prendiamo lo straccio che serve per coprire, perché come vedete si è già cominciato ad assorbirlo. Potrei metterne ancora un po'. Lo assorbe subito l'olio. Va bene così, non lo lasciamo mai. E mettiamo lo straccio in modo che ci sia, piano piano la temperatura scende e rimane perfetta.